Se per la Notte Rosa vuoi un cappello, non devi far altro che acquistarlo, ma se vorrai il cappello della tua Notte Rosa, allora crealo con Arte Dammi il 5. Tutti, non vi farò un tutorial dettagliato sulla realizzazione di un cappello a cilindro perché sul mio canale vi sono ben due video a riguardo: cappello a cilindro del cappellaio matto e cappello a cilindro con stelle fluorescenti. Vi metterò le schede, così potete andare a dare un'occhiata. Oggi partirò da questo schizzo per poter realizzare il cappello a cilindro da indossare la notte rosa. A differenza di un classico cappello a cilindro, questo presenta un taglio trasversale. Ho pensato di creare degli squarci appunto nella parte alta del cappello, in quella che è la fascia cilindrica, in modo tale da permettere che fuoriuscissero dei fiori e si intravedessero le luci che andrò ad applicare all'interno del cappello stesso. Per permettere questo, ho deciso di suddividere il cappello in due parti, in modo tale da andare ad inserire una sorta di cerchio di cartone nel suo interno e creare così due camere. In una, appunto, andrò ad inserire la testa quando appunto indosserò il cappello. La parte invece superiore sarà, diciamo, quella riservata appunto agli accessori, quindi alle lucine e ai fiori. Tutto questo per fare in modo che non si creino fastidi quando verrà indossato il cappello. Procediamo. Vado a realizzare quella che è la fascia, quindi la parte più alta del cappello, il cilindro stesso. Mi sono già praticamente tracciata la linea e adesso vado a tagliare con il taglierino. Sicuramente dovrò segnare un punto più basso da una parte e un punto più alto dall'altra, in modo tale da creare questo dislivello. Per fare in modo che il nostro cappello a cilindro abbia un taglio trasversale, io prendo la mia fascia, la piego a metà e la taglio in senso obliquo. Proprio in questo modo. Dopo aver tagliato trasversalmente la fascia, creerò degli squarci dai quali potranno fuoriuscire i fiori e le lucine. Creo degli squarci in maniera molto molto grossolana. Nel frattempo mettete a scaldare la colla a caldo perché subito dopo andremo ad assemblare i pezzi del nostro cappello a cilindro. Dopodiché arrotolate su se stessa la fascia in modo tale da ammorbidire il cartone e fare in modo che si adatti molto bene all'interno della base del cappello. Prendiamo quindi la base, tagliata in maniera molto grossolana, andiamo ad applicare la fascia. In un primo momento fermatela con del nastro adesivo, dopodiché andremo ad incollare con la colla a caldo.
A questo punto andremo ad applicare un cerchio di cartone dello stesso diametro appunto della fascia proprio a metà altezza del cappello, in modo tale da isolare quella che è la parte dove andrà introdotta la testa da quella che invece è quella che ospiterà appunto tutte le decorazioni e le luci. Quindi la cosa da fare è sicuramente andare a mettere tutta la colla a caldo intorno al nostro cerchio in cartone e fissarlo direttamente all'interno della fascia cilindrica. Ecco, proprio in questo modo. Questo è lo spazio che appunto occuperà la testa, questo è lo spazio che invece verrà occupato dalle decorazioni. Accertatevi che sia tutto ben saldo. A questo punto mettiamo da parte il nostro cilindro e occupiamoci delle decorazioni da mettere all'interno. Da un foglio di fogni vado a ritagliarmi la forma di petalo, ne faccio tanti di diverse dimensioni e poi vado ad assemblare con la colla a caldo per poter creare delle roselline. Dopo aver ritagliato i petali, arrotolateli un pochino su se stessi in modo tale da realizzare delle rose che abbiano un aspetto realistico. Per iniziare a fare il fiore, la prima cosa da fare è quella di arrotolare il petalo su se stesso e fissarlo con della colla. In questo modo. Dopodiché iniziate ad applicarvi tutti gli altri petali intorno. Attenzione a non scottarvi. Man mano che li applicate, piegateli un pochino all'estremità. Stringete il fiore alla base. Fate in modo che si incolli bene. Se volete dare un effetto ancora più realistico, vi consiglio di passare un colpo di phon in modo tale che il calore riscalderà la gomma crepla e permetterà di modellarla ulteriormente. Dopodiché bisognerà inserire del fil di ferro proprio sotto la fessura che vi avanza del fiorellino. Inserisco il tutto all'interno del fiore, ma prima però applico un pochino di colla a caldo all'interno. Questo permetterà appunto di rendere più stabile il gambo. Cercate di fare in modo che non si veda il filo dall'altra parte, quindi copritelo leggermente e stringete la base per sigillare il tutto. Riprendiamo il nostro cappello a cilindro e rivestiamolo con i tovagliolini di carta imbevuti con il Vinavil. Ricopriamo tutta la parte esterna del cappello. Fate almeno due strati. Allora, questo è l'effetto che dovremmo ottenere alla fine. Il cappello è ancora bagnato. Come potete vedere, ho scelto di lasciare alcune parti dove il cartone, si intravede.
e credo che sia una caratteristica che lo renderà molto particolare. Tanto comunque sia, poi con il colore andremo a rendere tutto molto più omogeneo. Il consiglio che vi do, siccome voglio conferire un aspetto molto, diciamo, logorato, è quello di picchiettare un pochino il cappello per poterlo afflosciare. E una volta che poi asciugherà, manterrà la posizione perché diventerà molto più rigido. Non preoccupatevi perché comunque sia, con il fatto che abbiamo realizzato degli squarci molto ampi, c'è spazio per poter inserire le mani e quindi lavorare molto comodamente. Una volta colorato possiamo passare all'applicazione delle nostre decorazioni. Fate passare all'interno degli squarci le roselline e create una vera e propria composizione, dopodiché potrete anche aggiungere dei nastrini e delle pietrine per rendere il tutto ancora più luminoso e più elegante. Ovviamente per una versione più maschile potete anche scegliere di non applicare le rose e i nastrini e di lasciare solamente le luci. Questo è l'effetto con le lucine, adesso vediamo invece quello con la lanterna. Quello che dovete fare è posizionare la lanterna proprio appena sotto la parte più alta del cappello, fate in modo che si intraveda, quindi che risulti pendente in questo modo, e posizionate il dispositivo proprio da una parte accessibile appunto sotto il cappello, in modo tale da poter accendere e spegnere tutte le volte che volete. Questo è invece l'effetto del cappello illuminato con la lanterna. Quando la notte rosa sarà terminata, potremo continuare ad utilizzare il nostro cappello come una normale lampada che illuminerà tutte le nostre notti.